A me ha colpito molto quello che ha detto durante il suo intervento riguardo al fatto di non, diciamo, il pensiero del ritornare è un pensiero triste, nostalgico. Però quello che in realtà volevo chiedere, siccome appunto parlando della sua carriera, ha descritto un po' che è partito da Messina, da Venezia, poi Belgio, poi Brasile, poi Perù, poi di nuovo Brasile. Come cioè, questo genere di percorso è stato, diciamo, quanta naturalità c'è stata in questo percorso? Oppure, diciamo, ecco, i vari step che si sono affrontati sono stati così naturali come li hai raccontati? Oppure, cioè, che cosa c'era al di là di ogni nuovo paese dove si andava? Allora, se è naturale, noi intendiamo le circostanze della vita, sì, tutte naturali. Cioè, non ho forzato quasi niente, ecco. E invece, adattarsi a queste nuove culture, nuove terre, questo è un po' più complicato. Io penso di avere forse un germe di nomadismo dentro di me che mi permette di stare comodo con qualsiasi cultura. Certo, con la cultura brasiliana siamo un pochino più consoni, secondo me, che non con la russa o con l'ungherese, che sono più chiusi, ecco, da questo punto di vista. Però effettivamente io penso che c'è stata questa naturalità di aver accettato le circostanze che mi sono toccate. Esatto, questo. E alla luce di questo nomadismo, e se si dovesse presentare l'occasione di poter ritornare da queste parti? Bella domanda, bisogna vedere. Non lo so se mi riabituerei a ritornare a stare qua. Probabilmente perché mi sono abituato un po' a stare in grandi metropoli, per cui una vita forse non limitata, ma dal punto di vista proprio di abitanti, sarebbe più complicato, ecco, da questo punto di vista. Quanta Italia o quanta Messina c'è nelle lezioni che ogni giorno fa ai suoi studenti? Ma sicuramente tantissima Italia, perché insegno soprattutto corsi di civiltà, di letteratura italiana, per cui l'Italia è sempre al centro della mia attività, sicuramente didattica e ovviamente anche di ricerca. Per quanto riguarda Messina, ogni tanto in alcune attività parlo sempre della mia città, facendo notare come appunto Messina non sia stata nel passato una città provinciale, ma un grosso centro importante sia per quanto riguarda l'economia, il commercio, l'arte, la cultura. Secondo lei, nell'ambito appunto in cui lei studia, quindi quello che insegna, quanto è importante essere un italiano all'estero? Ma sicuramente un punto molto importante, sicuramente è qualcosa che invoglia gli studenti a seguire i miei corsi, perché appunto hanno di fronte a sé una persona che si è formata e viene proprio dall'Italia. Sicuramente c'è una grossa sfida, che è quella di adattarsi all'ambiente straniero in cui mi trovo e anche adattarmi alle esigenze degli studenti che ho di fronte a me, ma sicuramente l'italianità, l'essere italiano aggiunge, dà un valore aggiunto alla qualità e alla tipologia delle mie lezioni. C'è un aneddoto che riporta sempre ai suoi studenti o che magari racconta spesso, oppure no? Ma diciamo che c'è questa attività che io faccio fare in classe nel corso di storia della lingua italiana, quando devono imparare il concetto di interazione fra i vari codici, quindi italiano, dialetto, e di commutazione del codice, quindi quando uno comincia una frase in italiano e la finisce in dialetto, faccio vedere sempre uno spezzone da YouTube, che è un famoso comizio di Santino Limonata, che rimase appunto mitico, rimase storicamente, insomma, in una trasmissione di non ricordare, se non sbaglio, e quindi faccio fare la trascrizione fonetica di questo spezzone. Quindi spero, insomma, di continuare in seguito magari con Mimmo e Stellario, non lo so. Grazie mille. Grazie a lei. Siamo con il professor Simone Pirotta. Professore o dottor, cosa preferisci? Simone va benissimo. Simone Perrotta, che attualmente lavora presso l'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. Roma, sì, sede centrale di Roma. Ok. E durante questo tu sei l'italiano del gruppo dei tre, perché abbiamo intervistato, diciamo, il convegno ha avuto appunto questi tre presenti, questi tre messinesi che lavorano all'estero. Tu sei l'unico che lavora in Italia, però in realtà il tuo lavoro ti porta molto ad avere dei contatti con l'estero.
Molto spesso contatti, perché i nostri partner, i partner di gran parte delle missioni sono stranieri, francesi, europei sicuramente, ma anche statunitensi e russi in primis. E mi porta fuori anche per lavoro, perché le riunioni con tutti questi partner si svolgono in teleconferenza via Skype, adesso che ci sono meno fondi e più tecnologia, ma spesso bisogna anche incontrarsi e stringersi la mano. Quindi... Ci dicevi durante il convegno che stavi lavorando tutta una serie di progetti. A me è rimasto appeso quello là, quello che raccontavi del pallone aerostatico sull'Antartico. Il sud era Antartico o il Polo Nord? Sì, sì, è proprio il Polo Nord, è volato nell'estate 2009, adesso i dati sono stati in parte analizzati, in parte servono per analizzare dati provenienti da Marte, quindi ci vorranno degli anni per sfruttarne i risultati. Progetto che stai curando per adesso? Lavoro agli strumenti per la missione ExoMars, missione europea che adesso è anche un po' russa, per atterrare sulla superficie di Marte 2016-2018, prima con una sonda e poi con un rover, con una macchinetta che avanzerà, e l'Italia ci mette molti strumenti, e molti dei quali, diciamo, la responsabilità ingegneristica è mia. Quindi ci sarà la possibilità di avere anche un altro portafortuna messinese su uno di questi rover? Non è poi così ufficiale, diciamo, questi oggetti vengono un po' nascosti, quindi no, però può darsi. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, ciao.